due domande per quanto mi riguarda. La prima è un Frosinone che gioca, tira tanto in porta, però c'è solamente un punto, però di che secondo me va visto mezzo pieno, visto che siamo primi in classifica. La seconda, domenica si va a Novara, tu sai come si fa gol a Novara, e il Frosinone l'anno scorso ha portato a casa 3 punti anche per merito tuo, e si va a Novara per ripetere la stessa prestazione. Sì, diciamo che oggi vediamo il bicchiere mezzo pieno, come dici tu, perché è stata una bella prestazione, abbiamo subito pochissimo e abbiamo attaccato tanto. Troveremo squadre come queste che si difenderanno e proveranno con le ripartenze a farci male, e dovremo essere bravi a sfruttare le palle gol che avremo, però partiamo con lo stesso spirito di questa partita per Novara, cercando di portare a casa 3 punti. Renzo, che effetto vi ha fatto entrare in questo stadio stracolmo di gente? Alla fine ci è mancato solo il gol questa sera. Bello. Molto bello, il presidente ci ha fatto un gran bel regalo, ha fatto a tutto il popolo ciociaro, sicuramente dovremo essere bravi a portare più punti in casa. Lorenzo, a proposito di punti, nello spogliatoio iniziate a parlare delle dirette concorrenti alla promozione, oppure guardate solamente alla classifica del Frosinone? No, tanto il campionato è ancora lunghissimo, quindi pensiamo solo a noi, pensiamo a far più punti con lo spirito di oggi, che è stato, secondo me, la partita è stata interpretata molto bene, e niente, cercheremo di avere questo spirito anche a Novara e le partite successive, e vediamo partita per partita. C'è del rammarico per non aver allungato di 2 punti sulle seconde in classifica? Beh, sicuramente rammarico c'è, perché la prestazione è stata un'ottima prestazione. Però mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno e guardare avanti. Posso, grazie.